Sì, e allora, se qualche altro però componente della quinta commissione volesse continuare e dare anche il proprio contributo alla commissione di trasparenza, diciamo è la benvenuta, e quindi anzi auspico che qualcuno si fermi al ragionamento, diciamo anche per capire quale tipo di attività di sollecito dovremmo fare nei confronti dell'amministrazione sulla questione velodromo. Quindi, anzi, chiedo alle colleghe e ai colleghi della quinta commissione di poter rimanere per darci appunto questo contributo. Io partirei appunto anche con una lettera da fare al dirigente del Forme, per chiedere un po' alcune notizie che sono emerse anche dalla riunione di oggi. Uno, appunto, un cronoprogramma per capire quali sono i tempi tecnici, proprio per l'ultima cosa che abbiamo saputo, che era un sondaggio, un carotaggio che veniva fatto per capire lo stato di drenaggio del campo, e quindi vogliamo capire se è stato effettuato. Poi la domanda molto che torna sempre ricorrente è quella dei costi effettivi. Diciamo, potremmo anche impostare una richiesta di questo genere. Ho visto che la consigliera Chinnici ha chiesto di intervenire. Prego, consigliera. Sì, semplicemente ricordando che. Scusi, Mi perdoni solo. A questo punto io dico forse ad... la seduta Ok. congiunta, la seduta Ricordando con... quello che Scusi, abbiamo visto a scusi, proposito dei consigliera. materiali appunto che sono là in giacenza. Mi permette un secondo? Mi permette un secondo, consigliere Chinnici. Volevo solo dire, a questo punto, siccome io ho detto potevo anche liberare, ma la congiunta a questo punto continua. Quindi c'è una prosecuzione dei lavori anche con la quinta commissione. Prego. Sì, Presidente. No, volevo dire semplicemente se facciamo appunto una relazione o qualcosa di sottolineare questa cosa dei materiali in giacenza, perché veramente dal nostro sopralluogo è emersa, abbiamo constatato, visto, fotografato, diciamo, come questi materiali, mi riferisco in particolare appunto al tappeto erboso che ci è stato detto essere tra l'altro di altissima qualità, ignifugo. Insomma, un prodotto, un materiale di ottima qualità che è lì avvolto, diciamo, ed è in questo momento sottoposto anche alle intemperie. Capisco che nascendo come tappeto erboso per un campo di calcio all'aperto sia anche fisiologico, però diciamo è arrotolato ed è messo lì, parliamo di parecchi metri quadri di tappeto erboso, di manto erboso di ottima fattura e qualità. Insomma, veramente lo spreco è enorme. Quindi penso che dovremmo anche sottolineare e chiedere se almeno questi materiali possano essere messi, diciamo, in protezione. Non parliamo ovviamente di tutti i seggiolini che abbiamo visto montati ancora, diciamo, in buono stato, lo erano in perfetto stato qualche mese fa, sicuramente. Insomma, tutto questo. Comporta un danno anche chiaramente per il comune. Ecco, sono materiali in gran quantità acquistati già di ottima fattura e livello, certificati e tutto quanto, che però giacciono là sottoposti alle intemperie e all'incuria, ecco, e all'abbandono. Grazie. Grazie consigliere Chinnici, e le devo dire che se molto materiale è stato messo al riparo è frutto proprio delle nostre continue sopralluoghi e dei nostri interventi ai quali abbiamo chiesto appunto che quantomeno quello che riguarda colla, materiale deperibile, possa essere messo al riparo. Prego consigliere Arcoreo. Consigliere Arcoleo, prego. Oh, Presidente, per errore ho cliccato una mano. Le chiedo perdono. Perfetto. No, non dovevo intervenire, sto ascoltando con interesse. Non dovevo intervenire. Ci sono altri interventi rispetto alla questione velodromo? Allora, io preannuncio alla Commissione Trasparenza e Garanzia che sono riuscito
ad avere un'interlocuzione con il dottore Musacchia, oggi presidente di Reset, e lunedì, insieme ai vertici di AMAT, avremo un incontro sulla questione della pulizia dei mezzi dell'AMAT. Quindi vi preannuncio questo incontro, più volte richiesto anche dalla consigliera Lo Monaco. Credo che l'altra volta l'ingegnere Spadola sia stato anche abbastanza chiaro sulla possibilità di utilizzare il personale, le aziende in-house, e quindi diciamo superato anche questo aspetto giuridico, si potrebbe pensare veramente a un'attività di reset all'interno dell'AMAT. C'erano una serie di altre domande, Presidente, è una Sì. serie di altri nodi critici e poi con tutto il rispetto per l'ingegnere, diciamo, anche su questo io un parere al segretario, direttore, dico lo posso chiedere anche a titolo personale, però per me Sì. diciamo, è necessario, ci sono insomma, alcuni aspetti che continuano a non essere chiari. Comunque, dico, credo che anche nella seduta di lunedì anche questo possa essere chiarito. C'era qualcuno che stava chiedendo di intervenire? Consigliere Ficarra, che mi aveva chiesto pure la parola, forse in questo momento non è collegato. Vabbè, allora se non ci sono altri interventi. Presidente Mattariano, Prego, volevo prego. chiederle questo, giusto per una precisazione. Credo che diciamo, l'assessore con la delega allo sport aveva detto che questo impianto sportivo sarebbe diventato un impianto polivalente. Ricordo bene, vero? Esatto, Ne esatto. avevamo parlato. Appunto, quindi disponibile per svolgere quattro, mi pare, attività sportive che erano il calcio, il football americano, rugby e cricket. Ora, dico, nella realizzazione, capisco che per ora i problemi sono altri, ma nella futura realizzazione e completamento del velo, quindi Scusate, questo impianto Presidente, io sportivo. abbandono la seduta perché così lo dico al microfono. Ok, una buona giornata. Va bene, grazie, consigliere. Grazie. Dico, come possono coesistere queste quattro attività proprio nella realizzazione proprio del campo? Allora, C'erano anche. la sua domanda è pertinente e Nell'omologazione, trova. perché, dico, si può pensare a un impianto polivalente, io posso pensare di metterci tutto quello che non lo so, che penso di metterci, però all'atto pratico magari ci sono dei problemi poi nella realizzazione del campo e di tutto il resto. Le dicevo, la sua domanda è pertinente e trova anche risposta al punto 6 della nota inviata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Sostanzialmente, al punto 6 il riferimento è che non solo alla tracciatura del campo, ma poi conclude che mentre i plinthi e le porte del football americano saranno posizionate dietro, queste non sono accettate in quanto non è possibile effettuare oltre al calcio un solo altro sport. Questo lo dice, è prescrittivo per l'omologazione di questo campo. Quindi sostanzialmente cade un po' quella che è una direttiva dell'assessore. Sull'utilizzo di questo impianto per i quattro sport. Se questa è l'intenzione dell'amministrazione, sicuramente il campo non potrà essere omologato, si potrà utilizzare sicuramente per queste attività, però noi sappiamo che abbiamo un campo che ha delle grandi potenzialità perché potrebbe fare sport di categoria,
invece si limiterebbe ad avere un campo, sì, da poter utilizzare per quattro attività sportive polivalente, ma che non vedrebbe mai un pubblico che viene, diciamo, a seguire delle competizioni di grande rilievo. Quindi la tua domanda è più che pertinente, questa è una nota ed è il motivo per il quale non è stata attestata la conformità del campo e anche questo dovrà essere rivisto. Ok, grazie. Prego. È logico che tra quelle cose che consegneremo al segretario generale, diciamo, abbiamo tutte delle criticità che sono state rilevate non solo dai colleghi, ma anche dai tecnici, anche su quello che riguarda il progetto fatto in economia, come si suol dire, fatto in economia. Dal personale COIME, pur sapendo che purtroppo il COIME determinate maestranze per fare lavori in altezza non ne possiede, quindi diciamo qualche errore di valutazione sicuramente anche questo è stato fatto, però io lo ribadisco, non sono voluto entrare nel merito di tutte le varie criticità perché diciamo, queste cose le consegneremo al segretario generale e non criticità tecniche, solo esclusivamente tecniche, quello che avete sollevato, quello che ha sollevato la consigliera Chinnici sul materiale magari acquistato anzitempo e tenuto in condizioni da poterne perdere anche l'efficacia dello stesso materiale, perché ricordo che la colla lasciata alle intemperie, a pioggia e sole, prima o poi diciamo, non sarà più utilizzabile. Quindi diciamo un minimo di danno diciamo, è stato in qualche maniera creato. Vabbè, consigliere Ficarro, visto che lei si Presidente, sì, scoprirà. avevo perso la connessione, la sentivo ma non la vedevo. No, volevo chiederle una cosa, non per essere sempre ripetitivo e magari tediarla più di tanto, so che lei è sempre disponibile e professionale con tutti. Non ci sono novità per quanto riguarda l'inizio delle sedute in presenza e in commissione, sulla Commissione Trasparenza e Garanzia? Ho sollecitato l'intervento della dottoressa Rimedio anche qualche giorno fa, anzi sono andato in presenza. Purtroppo le maestranze del cantiere municipale che dovrebbero togliere il materiale che in questo momento insiste all'interno di queste stanze, che sono scrivanie più o meno. Librerie più o meno rotte, un materiale che comunque va rimosso, pur avendo dato la disponibilità immediatamente, non ha allo stato attuale proceduto. Però, e mi dispiace che sia andato via il consigliere Tantillo, perché una soluzione nelle more dell'attivazione di questa nuova sede potrebbe essere quella di utilizzare la sede del Polo Tecnico, dove qualche giorno fa abbiamo fatto anche la presentazione di quella che era la linea A del tram, la presentazione. Abbiamo avuto ragguagli su questa linea A del tram e siccome sono locali abbastanza ampie, potrebbero essere queste nelle more dell'attivazione dell'altra sede, potrebbe essere questo un sistema per poterci vedere in presenza. Quindi E infatti, Presidente. comunque mi sono attivato. Conosciamo un po' i tempi dell'amministrazione. Ti dico al limite, se i tempi sono lunghi, beh, procediamo per questa sede alternativa che lei diceva, perché dico, mi sembra un'ottima soluzione, Presidente. Va bene, Va bene. grazie. Mentre per la prossima settimana, lunedì, cosa abbiamo in Lei programma come all'ordine del giorno? probabilmente non era collegato, No. No, mi è saltata la connessione. le avevo già detto, ci sarà l'incontro con
il dottore Musacchia, presidente di Reset e dei vertici dell'amministrazione dell'AMAT sulla questione lasciata, diciamo, in stand-by, che era la pulizia dei mezzi dell'AMAT. Lei ricorderà perché era presente l'altra volta, Sì. sostanzialmente si stava nelle more della presentazione di una nuova gara che stava già espletando AMAT. Dal momento che si è insediato il nuovo presidente, quindi il nuovo presidente di Reset, quindi si può riprendere il dialogo con Reset, probabilmente AMAT tenderà a ripercorrere la strada dell'affidamento in house a Reset. Quindi lunedì avremo questo incontro. Grazie, Presidente. Grazie a lei. E allora, non ci sono altri punti all'ordine del giorno. Sono le 12:56 e dichiaro chiusa la seduta. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Buona giornata. Arrivederci.